Ritrovato. Buonasera e grazie per essere venuti ancora una volta così numerosi a questa serata organizzata dal centro parrocchiale ASPI e con i ragazzi senza limiti e i volontari della parrocchia. Il titolo di questo spettacolo di quest'anno è intitolato così, Cile Radici. Questo significato, questo termine è usato molto spesso da noi quando vogliamo parlare di qualcuno e secondo il tono di come noi lo diciamo si definisce un po' così quello che vogliamo dire. Ad esempio, se vogliamo dire bene di una persona, allora diciamo che però ce le radici, no? Quella così è diventata o ha fatto. Se invece vogliamo parlare male, vogliamo criticare, diciamo però che no? Ce le radici, capo. Quest'anno invece noi questo termine lo vogliamo usare con tutta l'intenzione buona nel presentare questi ragazzi e questo lavoro che portiamo avanti da tanto tempo. Appunto Cile Radici, che nonostante le difficoltà i ragazzi sono arrivati a realizzare o a dare anche emozioni, a far emozionare. E quindi stasera ci proviamo ancora a dare emozioni, sempre, no? Se riusciamo, io mi auguro di sì. Tutti questi spettacoli servono sempre, instancabilmente, sempre per un unico obiettivo. Finché non raggiungiamo, ci vedrete ogni anno qui a presentare spettacoli. Comunque per questa sera io voglio ringraziare di cuore l'amministrazione comunale che ha patrocinato questo spettacolo. Ringrazio anche Luce Sale, ringrazio il Bar Pavone per il loro contributo. È come se questa goccia, no? Che arriva da tante parti fanno sì che questa serata e questi ragazzi mettono fuori quello che loro hanno dentro. Mi fermo qui così non vi rubo altro tempo, vi auguro una buona serata, un buon ascolto e un buon divertimento. Grazie. Ma pigliate già servizi, ma come Paolo? Come Maria? Ti dici che ti riesci di fresca di chiama ti rabbane su solite per una mezz'ora e se fia studiare sono qua il caffè con una cadela a cedra mo dammi spigliate un bel lenzuolo almeno che eri più fresco a fatica. Come si dice? Viene la provveduta, a così mi è più buono cercare di muoverlo. Però gli ha detto una cosa come Maria. Dimmi, dimmi. Io mi resta a me non so l'ulietta. Tu lo sei le necessità di me, tutti i problemi. E il motivo di chi siamo, cateni. E non sono detto come da tronco lupino da lenna. Ci non mi riposa, faccia una brutta giornata. Dai. Tanto proprio mi ero messo l'ulietta, che tanto. Io sto pigliando un suono come Maria, ma non suono. Sono contenta, sono contenta. Tutta una volta lo figlio come una cacchina. Le mette la mosca, ma talmente forte, che gli ho fatto uno spanto, su un pezzo assurdo, e lei che mi voleva mangiare, proprio come una palla, mi voleva mangiare. Quanto vuole come una palla? Come una palla. Quindi, non ci pigliate regia, mi pigliate come al deraggio, ma gli alzate, e gli assurdi fuori, che tutto sta fuori di calo, e non so che faccio sta coerta. Mio figlio studia musica dalla mattina alla sera, e per questo un giorno mi hanno detto sta raccomandata, eppure a me con me mi hanno detto una raccomandata. Ma che chi? Ma si può sapere sti lettere, cioè dice? Con me. Allora, ci sei da sotto. Ma mi hanno detto sta raccomandata.
quello che ti detto. A me con me mon manette l'invito come ospite d'onore, e ci le radici come ospite. Ma ci accetti in prima fila. Ma come Marietta, a me saremmo riusciti proprio in pensiero, queste cose che la dici. Visto e considerate che su ognuno non date una bella soddisfazione, gli ma ci mette proprio innanzi a innanzi, gli ma mette che lì mi aiuta, poi c'è su ognuno che lì mi aiuta. Su un verde, ciao, avanti. Allora questa prima parte vi è divertita? Sì. Poco tanto? Assai. Da 1 a 10? 100. Generosi, grazie. Io se vedessi qualcuno, perché con le luci davanti non vedo nessuno, ad alzata di mano direi: quanti siete che ci seguite da tanti anni? Vediamo un po', vediamo. Tanti, tutti. Non vi siete stancati di seguirci? Protagonisti i ragazzi senza limiti, i volontari e gli ospiti che canteranno per noi. La prima canzone la dedichiamo a tutta la comunità paragianiese, dove da qualche tempo sono presenti persone di diverse nazionalità, persone fuggite dal loro paese in guerra, donne che hanno lasciato le famiglie per cercare qui da noi un lavoro. E le troviamo molto spesso a prendersi cura di persone anziane. Da affrontare, adesso lo metto, nel cercare la risposta mi smarrisco perché so quanto vale, quanto costa questa volta dirti no. Oh,
grazie che dai per la tua strada piena di sassi come la mia. Sul palco e Don Salvatore perché consegna questo riconoscimento a Modesto. E Modesto, grazie. E un grazie per tutte le volte, per tutti, Modesto sono mesi che tutti i giorni è qui a montare, a smontare, a provare con i ragazzi, con il caldo, instancabilmente. E allora vieni Modesto, Don Salvatore lo consegno a te, tu dallo a lui, come una cosa di lusso, dice Don Salvatore. Lì sono, e ce le radici, no? Ce le radici, è una cosa di questa cosa. Sono un po' scritte così, ho voluto mettere un po' le parole di Madre Teresa che diceva non siamo, no? Che solo gocce in un oceano grande, però se queste gocce non cadessero nell'oceano, all'oceano mancherebbe tutto questo. E noi non siamo che delle piccole gocce in un oceano di tante storie, ma se non ci fossimo, stasera non ci fosse tutto questo. Quindi grazie Modesto. Il potere dei microfoni non è il potere mio. Buona serata. Don Salvatore dice sempre che il microfono serve, no? Può essere l'occasione o la tentazione. Noi invece lo usiamo non per la tentazione di essere chissà chi, ma l'occasione per far conoscere loro. Quindi un grande applauso a loro e a tutti i volontari, e grazie anche a voi. Sei emozionata? Sì, abbastanza. Adesso lascio qui Nika al centro del palco e ci canterà Unica. Manifesti, volete ancora voi con il cuore.